qualche domanda. Se vuoi formularla in maniera chiara, volevo fare una domanda. Allora, riguardo l'analogia con la macchina di ferro che viene schiacciata, il fatto che alcune persone come Bagnetti continueranno questa distruzione. Questa è una guerra. È una guerra spirituale, non è una guerra materiale. Attenti poi, siamo in una situazione internazionale che basta una fucilata che parte e succede l'ira di Dio, ci sono continui confronti militari in tutti i teatri, tra Oriente, Occidente, Cina, Russia, America, è un casino che non finisce più. C'è una situazione finanziaria che è allucinante, perché stanno provando a fare secca l'economia delle singole nazioni, non solo italiana, portare il reset, tutti i depositi cash e dare il potere sulle monete solo alle banche centrali, che gestiranno anche i loro bitcoin, faranno fuori quelli privati, hanno tolto le garanzie ai lavoratori, sono riusciti giusto adesso i sindacati a mediare quattro cose per la cassa integrazione, comunque ai licenziandi. E con questi problemi, cioè, forse ci dovremmo preoccupare di cose molto serie. Quello che vi dà la risorsa per affrontare anche cose drammatiche è avere una via interiore. O ce l'avete o no, se non ce l'avete è un problema vostro. Ripeto, questo è un canale esoterico, parliamo di questo. Non parliamo di profacole, di religioni, di teorie o ideologie, noi parliamo dal punto di vista dell'esoterismo tradizionale, almeno per quello che mi riguarda. Poi altri, certo. Che gli succede a chi si è preso il marchio della bestia, se lo tiene, sperando che non gli succeda niente, almeno a livello della salute. I corpi sottili non vengono separati, l'anima dal corpo, vi prego, cioè veramente vi prego, viene separata la parte energetica astrale che voi chiamate anima, ma non è quello, ripeto, guardate il video sulla perdita dell'anima, almeno ci capiamo, da la dimensione eterica fisica che gli sottosta. Quindi la parte eterica fisica diventa un automa, condizionabile come veramente un robottino, perché vi viene tagliato il ponte con la parte spirituale superiore. Quel ponte si chiama mediatore in esoterismo o corpo astrale, per spirito lo chiamavano gli spiritisti, ma non è esatto. Questo corpo sottile ha la funzione di mediatore, è legato all'elemento acqua e, come si dice nella Bibbia, Dio separò le acque superiori da quelle inferiori. In questo caso, invece che Dio separa le acque, vi tolgono tolte le acque. Il nostro corpo, tra l'altro fisico, il 70-80% è acqua. Quindi l'elemento causale dell'elemento della vita stessa, del fondamento, cioè della vita stessa, viene portato fuori dalla nostra fruibilità, chiamiamola così. Problema che, tra l'altro, non si pone per chi ha fatto sempre una vita materialista. Il beato porco, come si dice a Roma, campa benissimo, non c'è problema, al massimo schiatta, ma non è un problema neanche quello, ok? Ma per tantissime altre ragioni, non c'è solo la questione del macchio della bestia. Gli altri sono divisi in due categorie: chi si è fatto un mazzo così a livello interiore e quindi, ottenendo certi tipi di stabilità, è agganciato alla dimensione sottile, cioè come un uncino che lo aggancia sopra, per cui anche se dovesse subire delle trazioni riesce a compensarle. Ovviamente non se la fa al marchio della bestia, questo proprio è chiaro, chi è uno pneumatico, che è nato per fare questo. Per le persone che sono nel mezzo, i cosiddetti psichici, cioè la persona magari buona, brava, quello che volete, religiosa, eccetera, che entra in questo range, sono dolori, perché il suo supporto gli viene tolto. Cioè potete campare anche 150 anni, ma siete dei robot dopo. Poi, quando si muore, non ci avete il cash, non avete chi vi sostiene la coscienza nel trapasso, perché la funzione del mediatore al momento della morte è quella.
Chiaramente uno può credere anche che gli asini volano, non è un problema. Però c'è un dato fondamentale nell'esoterismo: o si studia e si studiano cose serie e tradizionali, o si sparano. Ci puoi fare una mappa, un disegnino mentale, a parole se più semplici possibili, per definire meglio cosa intendi quando dici perdita dell'anima, staccare l'anima. Molto semplice, armadietto con quattro cassetti. Il secondo dal basso te lo tiro via. Corpo E che cos'è il secondo dal basso? astrale, Il corpo astrale. corpo sottile. La scintilla è in cima al mobile, quella è addirittura fuori dei quattro corpi, diciamo, ordinari. Ok. Ok? Fate conto che sul mobiletto c'è una E lampada, il corpo quella. astrale è il contatto con la scintilla. È il mediatore con i corpi superiori, col corpo mentale e co con la scintilla. Il corpo fisico te devo ammazzare per E levartelo. allora qualcuno potrebbe dire: ah, non perdo l'anima, ah, perdo solo il corpo astrale. Beh, non è carino, perché se avete studiato un po' di sciamanesimo, chi perde il corpo astrale, come in quella bella magia nera, quella proprio goduta haitiana, per esempio nel voodoo noir, no? Vi fanno i boccor, vi prendono l'anima e te la mettono in una bottiglietta, in una bella bottiglietta di vetro, tract, e tu diventi le zombie. Uno zombie, Certo, ok. voglio. Quindi prendono il corpo astrale. Certo, volete diventare così? Sì, perché praticamente in questo senso l'anima sarebbe la quella che noi percepiamo o chiamiamo anima sarebbe la risultante di vari rapporti. Esatto, quando ti ho tolto quella, lo zombie non l'ammazzo perché lo devo mandare a lavorare nei campi, per me, per questo si fa quel tipo di interventi in quelle aree lì. Sono dei robot fulminati che seguono gli ordini di chi glieli dà. Anche in Tibet lo facevano, i bomboneri lo facevano. Quindi ci sono delle pratiche che da sempre esistono per Sì, staccarla, sì, sì. questa parte che parla con la scintilla. Le pratiche dei Roland. E tu nell'operazione del marchio della bestia vedi comunque una sorta di magia nera collettiva, Collettiva, l'ho al detto più di una volta, è così. pari di queste. Sì, una susta collettiva, una predazione di questo aspetto dell'individuo, e tutti nella bottiglietta, puff, puff, che viene tenuta dal Bocora, eh? Sta lì, quando non serve più. Si chiama un certo signore, si apre la bottiglietta e lui fa gnam, e lo zombie, pum, casca secco per terra. Non è un giochino, cioè, attenti, perché ci sono dei tipi di magia che vi fanno a stracci. Uno potrebbe dire: sì, ma queste cose ci sono sempre state, le guerre, questi scenari, niente di nuovo. Che c'è di nuovo stavolta? E la seconda cosa, perché hai detto che gli pneumatici non vanno a farsi il marchio della bestia? Evitiamo queste generalizzazioni. Noi la guerra non ce l'abbiamo da 70 anni. E ci sono sempre stati, non esiste, ci sono, non è vero, perché le guerre ci sono sempre, no? Ci sono state, ci sono sempre. Si sta combattendo in tante parti del mondo che neanche ve lo immaginate. Ok? Quindi pregate la Madonna in ginocchio, chi vi pare. Odino, non me ne frega niente, che non scoppi stavolta, perché succede uno di quei macelli che non avete idea. Soprattutto in popolazioni che ormai sono completamente rincoglionite, dove non si parla più di questi temi da generazioni, pensando di salvare i pargoli, le future mamme, papà e tutto quanto dall'orrore della guerra. Io vengo da una famiglia militare che l'ha fatte tutte dal Risorgimento, addirittura per certi pezzi dal 1400 in poi, addirittura dalle crociate. C'è un antenato che era templare vero, no? Di quelli di cartapesta, che ha fatto la prima crociata. Io sono venuto su con l'insegnamento molto chiaro che Dio ti scampi da sta roba, perché la guerra è una cosa terrificante, però sappi che può succedere in qualsiasi momento. Se invece raccontiamo le favole dei figli dei fiori,
e poi ci troviamo di fronte a un tank, sono cazzi vostri. Stanno succedendo anche all'interno dell'Italia delle cose molto pesanti, che adesso non mi voglio anticipare, quindi state molto attenti a giocare con le parole guerra, non guerra, eccetera, perché poi a forza di chiamarla arriva. Poi gli pneumatici sono ispirati, sono persone che ricevono come intuizione, come sogno, come premonizione, quello che volete, i messaggi che li riguardano e su come andranno le cose. Attenzione, non è gratis, si intende un pneumatico che ha preso consapevolezza di questa sua condizione e si è impegnato strenuamente su una via spirituale. A gratis non ce l'hanno neanche loro, cioè, come ho già spiegato, vedo invano da molto tempo, chi è iscritto nel libro della vita dell'Arcangelo Raziele, no? Usiamo la Kabbalah, non è che è garantito che è a posto, dice, ah beh, sono segnato il libro della vita, che me frega, non faccio niente. No, errore. Cioè, siccome stai lì, devi fare più anche degli altri, perché una funzione dell'essere pneumatici è laddove si trova una persona che anche non è in quella condizione, ma ha la potenzialità di progredire, quindi tra gli psichici, va aiutata ad andare avanti. Giorgio, vado avanti con le domande. Sì. Puoi trovare il video integrale dell'intervista nei contenuti per abbonati. Abbonati al canale e con un piccolo contributo ci darai un grande sostegno. Puoi trovare i video seminari di Giorgio Rossi al link che si trova sotto al video nell'info box.